Mister, oggi Segrate non è entrato in partita o Molfetta lo è stata fin troppo? Nella pallavolo è sempre un misto di queste cose. Penso che Molfetta ha fatto la sua partita, non mi aspettavo niente di meno e neanche niente di più. E credo che il Segrate non abbia fatto la partita per, se vuoi, ti direi per scarsa umiltà. Perché quando si gioca pallavolo oggi bisogna avere l'umiltà di in campo di fare al meglio le cose di quel giorno lì, che non necessariamente vanno tutte le cose bene, però sfruttare le proprie capacità di quel giorno lì e sfruttare anche le debolezze degli avversari. Noi non l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto dei problemi anche nel nostro campo, ma non abbiamo sfruttato assolutamente le debolezze che eventualmente avevano gli altri, che ce n'erano più di una. E quindi credo che al di là dei meriti del Molfetta abbiamo preparato, ma non preparato perché non l'abbiamo preparata tatticamente, perché non siamo stati abbastanza umili oggi durante la partita. È stato il risultato di questi ultimi 2-3 giorni dove probabilmente la squadra aveva la testa così un po' sulle nuvole. Forse quei due risultati pieni nelle prime due giornate ha scombussolato un qualcosa in vista di, in proiezione di questa partita. Se vuoi giocare per l'alta classifica devi farli, quindi il fatto di averli fatti e che ci abbia scombussolato è la cosa che mi dà più fastidio. Cioè mi dà più fastidio questo che i 3 punti persi. Cioè non essere capaci. L'atteggiamento. Diciamo l'atteggiamento, chiama la mancanza di sapere soffrire durante la partita quando si presentano le difficoltà, l'umiltà di, come ti ho detto, di sfruttare anche le carenze degli altri, perché non sempre puoi imporre per le tue qualità, a volte le tue qualità quel giorno lì non vengono fuori, che poteva essere il giorno oggi. E allora io credo che se dopo 2 vittorie facciamo una partita di questo genere, è questo che è grave. Cioè non è tanto grave il fatto di aver lasciato 3 punti a Molfetta, sì, dispiace, però si possono anche recuperare i punti. A un certo punto lei ha tentato anche la carta di far uscire fuori Fabroni a metà secondo set, ma non è valso niente. Io non ho fatto qualche cambio perché la squadra non girava proprio. Sì, Fabroni secondo me non ha fatto una buona partita, ha giocato 2 set e mezzo. Non ha giocato bene secondo me neanche 2 set e mezzo. Ho tentato anche quello, forse potevo provare anche Canzanella un po' prima, che poteva dare una scocca. Canzanella è un giocatore abbastanza del carattere, quindi forse oggi qualcosa poteva dare di più che io non gli ho permesso di dare, perché l'ho messo solo gli ultimi punti. Per cui credo che non c'è tanto da dire. Quando giochi così, sarebbe bello vincere quando giochi così, e si può anche vincere quando giochi così, però devi avere un'altra mentalità, e se vinci quando giochi così con un'altra mentalità è segno che sei una squadra importante, perché giocando non bene vinci le partite. Troppo facile vincerle quando le giochi bene. Un'ultima battuta, queste cose qui gliele ha già dette ai ragazzi o martedì ne riparlate? No, ne abbiamo già parlato in questi 10 minuti nello spogliatoio. Penso che adesso bisogna solo mettere la testa sotto il manubrio, come si dice nel ciclismo, e pedalare, e vedere di mettere in piedi la prossima volta non 2 vittorie ma 4, prima di fare una prestazione del genere.